Buongiorno amici, buongiorno. Oggi andiamo avanti a finire quelle cose che abbiamo iniziato ieri, quindi all'Shiva, il latte di frutta secca e altre cosine. Partiamo con la mia faccia sonnata, ancora da letto quasi. Partiamo con il latte di frutta secca, adesso vi faccio vedere. Eccoci qua con la nostra frutta secca che ho già scolato dall'acqua, che mi sono messa in un contenitore perché poi lo darò alle piante. E qua ho pronta l'altra acqua, di solito si fa proprio, ho visto dalla ricetta qua, 300, ad esempio qua è solo di mandorle, 300 di mandorle e 300 d'acqua, quindi parità di peso, ecco. E adesso proviamo a fare questa latte con il misto con il nostro estrattore, eccolo qua, che ci sta per aspettando. Abbiamo inserito, anzi ho inserito un po' di frutta secca all'interno e si fa un po' di frutta secca e un po' di acqua e poi si fa partire. Adesso vediamo cosa viene fuori. Da questa parte troviamo gli scarti e da questa parte esce il latte. Adesso proviamo a vedere. Wow. Ed ecco qui il nostro latte di frutta secca, molto vellutato. Adesso lo metterò in questo contenitore e gli metterò un po' di cannella e erythritolo. Finiamo allora i passaggi della nostra lishivá. È stata tutta notte a sedimentare, diciamo, quindi si è divisa, quindi c'è il liquido, vieni vicino che se non si vede, c'è il liquido sopra e sotto c'è proprio la pasta di cenere che vedrete dopo, che è quella che abbiamo messo qua anche l'altra volta. Quindi adesso il nostro procedimento è pian pianino filtrarlo. Io ho l'imbuto col filtro sotto e anche uno straccio perché così mi filtra meglio il tutto e lo filtreremo più volte. Adesso faccio vedere questo e poi vi faccio vedere gli altri passaggi. Filtrerò finché non diventa più chiara possibile, insomma. Fai vedere qua che sta filtrando. Pian pianino lei va giù, dopo magari gli do una mano, e la pasta di cenere la terremo da parte, che è ottima anche per pulire ad esempio le padelle incrostate, le pentole incrostate, così, vero Diego, la usa ogni tanto? Sì, confermo che la uso ogni tanto. Ecco, ciao, a dopo. Ecco, adesso schiaccio un po' per far andare giù il più possibile. Adesso questa sarà poco filtrata ovviamente, poi faremo vari passaggi di filtraggio, non mi viene la parola. Vedete che rimane la pasta di cenere qua dentro, che poi la metteremo da parte anche questa per usarla. Eccoci, adesso usiamo l'imbuto un po' più piccolo perché sennò non ci sta in questa bottiglia e pian pianino passiamo anche di qua, anzi lo metto doppio quasi quasi, che così filtra di più, con un altro straccio. Ok, pian pianino la passiamo anche di qua. Si vede sotto Sì. che viene giù.
Ed ecco qua finito, questi sono gli stracci vari che ho usato per filtrare, che ho fatto vari filtraggi appunto, e questa è la lisciva che è venuta. Il colore è un giallo, un giallo un paglierino, insomma un bel giallo. E di solito mi viene molto molto più chiara, quasi trasparente praticamente, e stavolta mi è venuta così, non so perché. Da quello che ho letto in giro dipende molto da che legno viene bruciato, oppure sarà anche magari che c'era un po' di carta dentro che magari aveva i coloranti, non lo so. Comunque questa è il colore. Volendo si può lasciare lì un'altra notte e domani rifiltrarla di nuovo, perché si vedrà che sotto è sedimentata. Io adesso non penso che lo farò, però eccola qua quella che è risultata.